Il Ministero della Salute ha avviato una campagna sui benefici dell'allattamento al seno. Esso migliora lo sviluppo intestinale e riduce il rischio di occlusioni, contribuisce a una migliore conformazione della bocca e protegge contro le otiti, riduce il rischio di diabete e di tumori nel sistema linfatico. Ne abbiamo parlato con Veronica Torregrossa, socia dell'associazione Allattamore. Allattamore, un'associazione che si occupa di fornire consigli, aiuto e assistenza alle mamme che vogliono chiaramente allattare al seno. Direi che naturalmente mamme ci si diventa, ma talvolta con qualche piccola difficoltà. E quindi il nostro scopo è appunto aiutare fin dalla gravidanza queste future neomamme. Nella prima parte siamo presenti con i corsi preparto, con corsi oppure con incontri insieme a dei professionisti del territorio che si occupano appunto sia di allattamento, ma che si occupano della donna nel suo insieme. Siamo presenti durante il post-parto all'interno dell'ospedale Sant'Elia con sostegno alla mamma. Durante il Covid chiaramente ci siamo dovute fermare, ma ora a settembre ci auspichiamo di riprendere. E poi accompagniamo la mamma nel rientro a casa, continuandolo a sostenere, qualora la mamma, ma anche tutto il contorno che ruota attorno alla mamma abbia bisogno d'aiuto, noi ci siamo, fornendo dei consigli, dando degli aiuti, passando anche molte volte la nostra esperienza personale di mamma che hanno allattato.